Mercoledì 29 agosto, buongiorno da Liberato Ferrara, dalla redazione di Per Sempre Napoli per la rassegna stampa quotidiana. Oggi sul Napoli la notizia più importante, più intrigante è quella pubblicata dalle pagine locali di La Repubblica, dove si parla del terreno scelto, pare, da De Laurentiis per la costruzione del nuovo stadio e del centro sportivo, un terreno ammelito, e ci sono, poi andremo a vedere il progetto di De Laurentiis che pare vada avanti. Poi, io sono sempre abbastanza scettico, comunque per il momento prendiamo atto di questa novità. Il presidente aveva detto un mesetto fa che stava scegliendo tra varie opportunità per valutare dove prendere un terreno da 100 ettari per la costruzione non solo del nuovo stadio, ma anche di una cittadella dello sport vera e propria. La scelta sembra caduta su Melito, poi andiamo a vedere quello che succede. Per il momento ne prendiamo atto. Per il resto sul Napoli non ci sono grandi notizie, e in genere quando non ci sono notizie è sempre un fatto molto positivo. Il Napoli è partito bene, tutto procede per il meglio, quindi in mancanza di polemiche, che sono quelle che poi riescono a riempire più facilmente le pagine dei giornali, non ci sono grandi spunti e quindi va bene così. Cominciamo come al solito dal Corriere dello Sport, che ha la pagina locale e oltre che quella nazionale molto molto simili. Questa è la prima pagina napoletana del Corriere dello Sport. José è un fenomeno e parla di Callejón, che dal 2013, giorno in cui è arrivato a Napoli, ha saltato solo 3 partite di campionato per squalifiche, se non ricordo male. Poi c'è una lunga intervista definita l'intervista definitiva al manager radiato e mai pentito. Oggi confessa, fatta credo il direttore Zazzaroni. C'è all'interno le solite cose che dice Moggi, giustamente poi tira acqua al suo mulino. A proposito del Napoli, dice che è una squadra molto forte, però non vede come possa competere per lo scudetto con la Juventus. Questa invece è la pagina nazionale del Corriere dello Sport. Ci sta sempre lo stesso quadratone, diciamo così, riferito a Moggi. Moggi confessa, lo stesso titolo, lo stesso occhiello, stesso sommarione. Messo in alto, poi in basso, altri 3 riquadri con notizie sulla Lazio, con Milinkovic che sembra aver rinunciato all'ipotesi di passare al Paris Saint-Germain. Sul Napoli, fenomeno Callejón, non l'abbiamo visto prima. E Mourinho che non salta per ora, dopo le 2 sconfitte nelle prime 3 partite per il Manchester United, qualche polemica di troppo del tecnico. Comunque il Manchester United per il momento va avanti con il suo allenatore. Gazzetta dello Sport, questo gol ha rovesciato il mondo. È il gol di Cristiano Ronaldo che segnò alla Juventus, credo fossero i quarti di finale di Champions League, ed è stato scelto dalla UEFA come il gol più bello del 2010, cioè dell'anno scorso. La cosa divertente è che a Torino hanno esaltato molto questo gol, dimenticando che poi è un gol che la Juventus ha subito. Sotto alla rovesciata di Ronaldo, Juve-Napoli non finisce mai, riuscirà Ancelotti a rovesciare Allegri? Questo è il leitmotiv della Gazzetta dello Sport di oggi, lo vedremo nelle pagine più avanti. Gli altri riquadri: Donnarumma subito nel mulino, ma anche Olsen, che il portiere della Roma, non è messo bene. A Donnarumma viene rinfacciato soprattutto il gol del 2-2 e il secondo gol di Zielinski. E poi si parla dell'Inter: Handanovic, Miranda, Brozovic e Icardi, Inter fuori asse. Sono i 4 giocatori che maggiormente starebbero deludendo nell'esame fatto dalla Gazzetta dello Sport. Miranda peraltro non sta giocando, quindi è difficile pensare che possa essere lui il problema principale di questa Inter. In basso il Manchester ha deciso, mo per ora non si tocca, ne abbiamo visto anche prima. Poi le altre notizie: Federica Pellegrini ha deciso di smettere, deciderà tra 2 mesi. La febbre rossa per la Ferrari, domenica si corre a Monza. E poi Nibali che soffre come un cane, in effetti il ciclista sfortunatissimo al Tour de France. Era stata operata una vertebra praticamente un paio di settimane prima della partenza della Vuelta. È chiaro che non può stare al massimo della condizione.
Pagina interna della Gazzetta dello Sport: Juve-Napoli non passa mai di moda. Il duello si ripete. Allegri sempre primo con Ancelotti appaiato. Riuscirà Carlo a spodestarlo? E questa è la grande domanda. L'anno scorso era un duello più o meno atteso, quest'anno sicuramente no. È anche vero che dopo 2 giornate di campionato è folle pensare di fare delle graduatorie, però la classifica per il momento dice questo. In verità, la classifica dice che anche la Spal ha 6 punti. La Roma è staccata di 2 punti. Il Milan addirittura a zero, ma una partita in meno, cioè una classifica abbastanza inutile da controllare, per quanto, come dico sempre io, la classifica non va vista dopo 2 giornate o anche dopo 10, però i punti alla fine contano lo stesso degli ultimi punti presi nelle ultime giornate. E qui ci sono sempre in ottica Juventus-Napoli un'analisi, Mandzukic più che Dira, la coppia di duri per la Juventus, mentre il Napoli in volo con Zielinski, tutto campista di Ancelotti. Zielinski è il giocatore che si è messo in evidenza soprattutto per i 2 gol nell'ultima partita. Resto sempre dell'idea che dopo 2 partite è presto per fare analisi del genere, però ne prendiamo atto. Zielinski è un giocatore importantissimo, e non dimentichiamo che sarà stato anche un caso, ma nelle ultime partite dell'anno scorso era lui il titolare e Hamsik partiva dalla panchina, almeno nelle ultime 2 o 3 partite, se non ricordo male. Sempre Gazzetta dello Sport, 2 istruttori dell'antitrust su Sky e DAZN. In genere queste istruttorie portano a nulla, se non ad ammende economiche che poi a noi fruitori finali interessano poco o nulla. Sotto inchiesta, se non ho capito male, la pubblicità ingannevole di Sky, che fa credere che le partite di DAZN siano nel proprio pacchetto, invece sono a parte, vanno pagate a parte. Ma questa è una polemica vecchia che abbiamo sottolineato sin dall'inizio, e si nota come il servizio per gli utenti finali sia peggiorato e i prezzi notevolmente aumentati, perché poi non si tratta solo di pagare l'abbonamento alla nuova piattaforma internet DAZN, bisogna poi avere un modem, una connessione internet e via discorrendo, quindi i prezzi lievitano notevolmente. Pagina delle opinioni: Juve rosa super, il Napoli ha un gioco, è un'analisi di Arrigo Sacchi in cui dice che la Juventus ha un organico decisamente superiore a quello del Napoli, che però dalla sua ha il gioco, ha un'organizzazione di gioco che per Sacchi è notoriamente la cosa più importante. Speriamo che abbia ragione e che l'organizzazione di gioco di Ancelotti possa da solo bastare a colmare il gap con l'organico della Juventus. Prima pagina di Tutto Sport, il gol più bello, si vede bene Cristiano Ronaldo, si intravede dietro la maglia della Juve e la faccia di Buffon. Ecco, questo gol Cristiano Ronaldo non lo ha segnato per la Juve, ma contro la Juve. Non è una cosa di cui essere molto orgogliosi, per amor di Dio. Un gol straordinario, quasi contro le leggi della fisica, però questo gol non lo ha fatto la Juve, ma lo ha subito la Juve. Andiamo avanti. Il Mattino, prima pagina del Mattino, con la notizia che il calcio, che l'antitrust indaga su Sky e DAZN. I cambi per lo scudetto, prima pagina di Sport del Mattino, e si parla di Mertens come prima alternativa, poi ci sono anche gli altri giocatori, ci sta Diawara, credo che sia Rog, insomma la panchina che ha Ancelotti a disposizione per provare a colmare il gap con la Juve, quello che fu probabilmente il limite maggiore del Napoli negli ultimi anni. Carlo Cuore d'Oro in campo per i bambini, una manifestazione di beneficenza che ha fatto ieri Ancelotti. Antitrust contro Sky e DAZN. Lo abbiamo detto prima, vediamo come va a finire. Resto sempre dell'idea che queste cose servono davvero a poco, però è bene farle. È chiaro che ci sta una sorta di pacchetto Sky e DAZN, fanno anche la pubblicità insieme, si vendono insieme. Più che concorrenti sembra un monopolio allargato, e in questo modo hanno aumentato i prezzi. Prima pagina di Repubblica Napoli, quello che dicevamo all'inizio: Villaggio è stato ammonito, ecco i suoli, il Napoli accelera.
un centro sportivo e nuovo stadio a Melito De Laurentiis accelera. In basso la polemica per i pass e i treni dopo il match, che non ci sono stati, esplode lo scontro con insulti tra regione e comune, che non si è capito bene se questo servizio andava organizzato dalla regione o dal comune. Pare che sia competenza della regione, il comune non ha sollecitato il servizio, alla regione non sapevano evidentemente che ci fosse la partita Napoli-Milan. Sembra abbastanza una barzelletta. Il sindaco di Melito, Aurelio, è determinato su De Magistris ha ragione. Ma comunque, siamo qua. Saremo felicissimi tra 5 mesi, 4 mesi e mezzo. Di comunicare che De Laurentiis ha comprato i 100 ettari di terreno, o gli sono stati regalati, poi andiamo a vedere, e quando poi inizieranno concretamente i lavori, quando sarà pronto lo stadio, il progetto. Aspettiamo, per il momento siamo a chiacchiere, e che fosse la prima volta potremmo credere sulla parola, ma poiché di questo stadio a Napoli si parla perlomeno da 10 anni, se non di più, e ogni volta si è svicolato in un modo o nell'altro, permetteteci in questo caso di avere qualche perplessità. Questa invece è nell'edizione di Repubblica di Napoli, la pagina dello sport. Milik e Mertens, il nuovo Napoli a 2 punte, intriga Ancelotti. Poi sarebbe divertente che Ancelotti, l'allenatore che è diventato famoso perché si opponeva alla richiesta di Berlusconi di giocare sempre con 2 punte, adesso gioca con 2 punti a Napoli. Chiaramente è una questione di organico. Il Napoli ha 2 eccellenti attaccanti. È normale che l'allenatore provi a farli giocare tutti e 2 insieme. Credo però che l'organico del Napoli, per come è strutturato e costruito per il 4-3-3, altri sistemi di gioco si farebbe tanta, tanta fatica in più. Forse il 4-4-2, però. Difficile, difficile, perché poi i giocatori sembrano tagliati per un 4-3-3 e la squadra di Sarri, costruita da Sarri proprio perché erano adatti a quel sistema di gioco. Vedremo, vedremo. Corriere della Sera, prima pagina del Corriere della Sera, pagina interna del Corriere della Sera, Faro Antitrust su Sky e DAZN, noi sereni collaboriamo. Queste evidentemente sono le risposte date dalle due emittenti, dalle due piattaforme televisive e internet. Corriere dello Sport si parla delle difficoltà di alcune panchine, mentre il napoletano Ancelotti, qui mi sembra di stare sempre in vacanza, nel servizio si dice che Ancelotti ha scelto una casa al centro di Napoli con una vista mozzafiato, via Tasso, quindi una vista sul Golfo di Napoli. E avrebbe detto: qua mi sembra di essere sempre in vacanza. Corriere del Mezzogiorno, prima pagina, pagina interna, approccio e rimonti in Napoli a 2 volti, punti di forza e debolezze della squadra. È chiaro che andare sempre sotto e poi rimontare da un lato dimostra grande carattere, però c'è anche qualcosa di allarmante perché non sempre sarà possibile rimontare in casi del genere, soprattutto con avversari più forti. E con questo abbiamo concluso per oggi, l'appuntamento è per domani. Buona giornata da Liberato Ferrari.